Carmelo Correale è nato a Roma, dove si è laureato in medicina e specializzato in psichiatria. È uno psichiatra, psicanalista, membro ordinario della Società Psicoanalitica Italiana e docente a contratto di psicologia delle dipendenze presso l'Università di Urbino. Dal 1991 è stato segretario del Comitato per le patologie gravi e modelli di comprensione organizzato dalla Società Psicoanalitica. È membro dell'ISAP e è già co-direttore dell'European Journal of Psychoanalysis. Attualmente nella SPI fa parte del gruppo Rapporto con le istituzioni, costituito recentemente. È stato direttore dell'area 2 del Dipartimento di Salute Mentale della Roma B e negli anni della specializzazione ha cominciato a interessarsi all'uso del piccolo gruppo a fine formativo, didattico e terapeutico, nell'ambito delle tecniche di conduzione di matrice psicoanalitica. Ha partecipato alla fondazione del centro ricerche di gruppo di Via del Posaiolo a Roma, di cui è stato successivamente presidente e segretario scientifico. Si interessa di patologie gravi sia dal punto di vista teorico, ma anche prendendosi carico di pazienti. È autore di numerose pubblicazioni. Allora, in merito a tutto questo, ci piacerebbe che ci raccontassi un po' qual è stato il tuo percorso nella psichiatria dal tempo della formazione universitaria e psicoanalitica all'incontro con le novità dell'approccio di Basaglia, all'entrata nei servizi e come questo un po' ha permesso la strutturazione e l'evoluzione del tuo pensiero. Una domanda interessante perché secondo me psicanalisi e Basaglia sono due aspetti che hanno continuato a dialogare dentro di me, ma anche fuori di me, e non sempre con un dialogo, diciamo, che ha permesso una sintesi adeguata, no? Nel senso che sono due aspetti fondamentali entrambi, ma entrambi anche problematici, no? Nel loro incontro. E quindi parlare un po' di questo incontro mi fa particolarmente piacere perché diciamo, è stato un po', come dire, un motivo di ricorrente di tutta la mia vita professionale, questo incontro fra Basaglia e psicanalisi, diciamo così, ecco, chiamiamola così, no? Perché sono sicuramente due confluenze importantissime che mi hanno segnato profondamente, ma anche con degli aspetti non sempre conciliabili, no? E quindi questo mi piace proprio poter discutere questo aspetto perché penso ci approfondisce, ci permette di conoscere meglio questa componente. Guarda, molto rapidamente, posso dire, io presi medicina con l'idea già di fare psichiatria, cioè nel senso che avevo molto desiderio di approfondire. Direi due aspetti della mente umana, se mi permetti di parlare di me proprio un attimo all'inizio, poi dopo parliamo più dei problemi su cui voi mi avete sollecitato, ma forse è importante cogliere anche una relazione tra l'aspetto personale e l'aspetto, diciamo, culturale, no? Io ero, come dire, attratto dalla malattia mentale per due motivi. Uno, perché non ho mai ben capito perché gli esseri umani si muovano secondo logiche che loro stessi non capiscono. Perché si facciano del male, perché scelgano gli oggetti d'amore sbagliati, perché si ritengano prigionieri di comportamenti che loro stessi sentono alieni. Cioè, mi ha sempre incuriosito, come dire, l'aspetto misterioso della mente umana. Cioè, la mente umana non segue logiche razionali, no? Segue spesso logiche misteriose, complesse, strane, bizzarre, spesso anche autolesionistiche, spesso senza un apparente significato. Non c'è una logica nella mente umana molto spesso, o perlomeno c'è una logica emotiva, ma non una logica razionale. A me questo aspetto mi ha sempre molto colpito, cioè come dici, forse perché lo sentivo un po' anche dentro di me, insomma penso che questo si senta. Vogliamo dire, un'attrazione per il mistero del comportamento e del funzionamento della mente umana come qualcosa che sfugge a dei criteri di buon senso e di razionalità, ma che segue piuttosto altri criteri, la distruttività, la violenza, la passione, l'infinitezza, cioè qualcosa del genere. Seconda cosa, mi ha sempre molto colpito, e forse coglievo anche in me un aspetto del genere, la solitudine del malato mentale. Cioè, trovo che proprio questo aspetto di misteriosità dei suoi comportamenti lo rende alieno
alle persone che invece seguono più criteri di buon senso, no? Come quando uno dice alla persona depressa: ma dai, è tutta questione di volontà, datti una mossa. Una cosa che mi ha sempre molto turbato. Allora dice: vengo da te proprio perché non riesco a darmi una mossa. È inutile che mi dici datti una mossa, non ci riesco. Allora aiutami a darmela, ma non puoi invitarmi a fare qualcosa che non riesco. No? Quindi, in qualche modo, questo aspetto della solitudine pure mi ha molto colpito. E poi un grande amore per la letteratura, in particolare mi ricordo i romanzi russi che da piccolo mia madre mi faceva leggere, Tolstoi, Dostoevskij in particolare, che secondo me sono molto, molto, molto utili per capire la complessità e anche la bizzarria del funzionamento della mente umana, no? La imprevedibilità. E quindi però non volevo fare il letterato perché mi sembrava una cosa, come dire, troppo astratta, e quindi ho scelto medicina anche perché volevo capire qualcosa sul corpo umano, non solo sulla mente umana. Mi sembrava che la mente umana è radicata nel corpo e quindi se non si conosce bene anche il corpo umano è difficile approdare la mente. Questo senza nulla togliere a chi il corpo non lo studia, ma insomma io volevo approfondire questo aspetto. Quindi diciamo che questo è un pochino. Poi nel corso della, quando sono arrivato alla psichiatria, ai tempi miei, era il tempo del grande passaggio dal manicomio ai centri di salute mentale. Quindi c'era ancora tutta la grande battaglia che fece Basaglia, in cui c'era appunto la lotta allo stigma, la lotta al pregiudizio, la lotta al considerare il malato di mente in fondo ancora come un indemoniato, come una persona da cui bisognava guardarsi, una persona pericolosa, una persona temibile, no? E quindi diciamo che il primo approccio forse è venuto proprio con Basaglia, mi affascinava quest'idea di ridare voce al malato mentale, di starlo a sentire, di starlo a sentire. Ecco, mi sembra che la grande forza in fondo dell'aspetto di Basaglia è facciamoli parlare queste persone. Qui c'è anche un approccio fenomenologico molto importante, di cui Basaglia era un grande, come dire, affiliato, insomma. Però, ecco, e qui si inserisce il discorso che mi preme di discutere con voi. A me sembrava che di per sé lo stare a sentire il paziente non bastasse. Cioè lo starlo a sentire, il dargli voce, il liberarlo dalle catene, il farlo uscire allo scoperto, il rimandarlo a casa, però di per sé non bastasse. Il grande mistero del perché questa persona soffre atrocemente i rapporti umani, il rapporto con se stesso, questa infelicità, questa dubbiosità, questa contraddittorietà interna, non bastava ridargli la libertà. Non bastava. E qui è stata molto affascinante, per me importante la scoperta della psicanalisi, cioè quando mi imbattei nei lavori di Freud e cominciai a intravedere la possibilità che la psicanalisi ci dava una luce, che ci diceva: ma forse c'è una logica, un'altra logica, che non è la logica appunto del buon senso, ma che in qualche modo quest'altra logica ci aiuta a capire qualcosa di più. No, come se l'ascolto avesse bisogno di una particolare attenzione a delle dinamiche, che poi erano le dinamiche dell'inconscio, le dinamiche delle esperienze infantili precoci, la dinamica della distruttività, del grande odio che c'è fra le due parti di noi, no? La parte di noi che vuole essere e la parte di noi che vuole non essere, la parte che vuole soggettivarsi e la parte che vuole desoggettivarsi. E quindi mi sono trovato fin dall'inizio in questa, come dire, dialettica fra, da un lato, il desiderio di dare libertà, di dare spazio, di dare ascolto, di dare, come dire, di nuovo inserimento sociale, come dire, forza al discorso del malato mentale, ma dall'altro anche alla difficoltà di decifrare che cosa succedeva in questa persona. Ecco, allora il mio scopo è sempre stato quello di mettere insieme, diciamo così, Basaglia con la psicanalisi, no? Cioè la psicanalisi come una chiave di lettura di cose che apparentemente sono incomprensibili. E invece la grande spinta etica, politica, morale di Basaglia di dire: ridiamo a queste persone la loro dignità. Cioè, come se ci fosse bisogno l'uno dell'altro, c'è bisogno di ridare a queste persone la loro dignità, ma c'è anche bisogno in qualche modo di capire quale logica misteriosa segue l'inconscio. Cioè, e questo secondo me non è del tutto facile. E nella mia vita professionale, se mi permettete, visto che mi sollecitate su questo punto, è sempre stata anche una sofferenza.
cioè questa difficoltà di conciliare la soggettività con la socialità, di conciliare l'elemento privato, come dire, profondamente anche segreto dell'essere umano, col fatto di spingere invece le persone al contatto, all'incontro, all'attività esterna, alla presa d'atto delle proprie responsabilità, no, specialmente per quanto riguarda la psicosi, no? Che tu dicevi giustamente, ti ringrazio anzi di averlo richiamato. Io andavo molto, mi sono interessato subito a queste patologie gravi, ma direi che la psicosi è proprio questo, è proprio il dramma fra la soggettivazione e l'angoscia di soggettivarsi, fra il bisogno di stare, come dire, tutti dentro una identificazione massiccia con qualche altra persona, il padre, la madre, quasi sempre, e al tempo stesso un'ansia terribile invece di soggettivarsi e non poterlo fare perché viene preso un senso di smarrimento, di angoscia terribile a farlo. Questo mi sembra un punto molto. Come si può mettere insieme la socialità e il segreto? Ecco, scusate se mi esprimo in questo modo un po' poetico, però mi piace dirlo, visto che appunto mi sono sollecitato su questo punto. Io ho sempre avuto questo problema, come mettere insieme la socialità e il segreto dell'individualità. I sogni che una persona fa sono del tutto riconducibili alla socialità? O c'è qualche cosa che ha bisogno di un contenitore molto ristretto, molto attento, molto piccolo, molto delicato, molto intimo? Ecco, e al tempo stesso però si può segregare la persona dalla socialità per cercare questo aspetto segreto? Assolutamente no. Ecco, allora, se tu mi chiedi qual è stato un po' il mio tema nella mia vita professionale, è stato sempre quello di dire come si può mettere insieme la psichiatria sociale, il basaglismo, la potente spinta etica di Basaglia e la lotta allo stigma e tutti ai pregiudizi, ma anche con un atteggiamento invece di ascolto della complessità e contraddittorietà del funzionamento intimo di ogni essere umano. Ecco, questo mi sembra un punto che a me personalmente da sempre molto colpito. Allora, come ho tentato di risolvere questa faccenda? Intanto mi sono inserito nelle istituzioni, perché mi sembrava molto importante che in qualche modo tutta questa tematica fosse socializzata, cioè riguardasse pazienti che avevano rapporti con le famiglie, rapporti con gli altri operatori, cioè che ci fosse, come dire, un tentativo da parte nostra di far circolare questo aspetto più intimo, più segreto, più misterioso della psicanalisi a livelli più ampi possibile. Lo scopo era quello di ridare comprensione ai nostri malati, ai nostri pazienti, no? Ma anche in qualche modo di mettere, come dire, al corrente, di far circolare sempre di più le idee della psicanalisi per persone che di psicanalisi non se ne intendevano, non la capivano, nella speranza che questa maggiore conoscenza della psicanalisi permettesse anche un ascolto più attento, meno rigido, meno pregiudiziale, no? Perché non. E questo diciamo che l'ho fatto sia scegliendo l'istituzione come campo di azione, ma anche scegliendo i gruppi. Cioè, ho trovato che il gruppo fosse un modo molto interessante, molto ricco, con cui si poteva cercare di trovare un ponte fra questo aspetto individuale e l'aspetto appunto sociale, no? E quindi appunto tu richiamavi il pollaiolo, ma per me è stata un'esperienza molto importante, ma anche appunto tutto l'immenso, ricchissimo, vitalissimo mondo delle istituzioni, no? Che appunto sono le famiglie, sono che so, i commissari di polizia, i giudici, gli infermieri, gli assistenti sociali, cioè tutte persone che hanno il sacrosanto diritto di non sapere nulla di psicanalisi, ma che in qualche modo hanno molto spesso doti di vanità, di calore, di competenze in altri campi, e che quindi volevo mobilitare il più possibile, diciamo, queste energie. Tra l'altro, richiamerei anche questo aspetto importante, che non sempre psicanalisi e basaglismo sono andati d'accordo. Io mi ricordo quando andammo a trovare dei colleghi, per fare dei nomi più precisi, Basilio Monfiglio, Carla De Toffoli, Corro Barnà, che lavoravano all'ospedale psichiatrico di Arezzo. Mi ricordo ancora, fu un'esperienza molto importante. Loro, appunto, fecero questo atto molto coraggioso di andare, appunto, ad aprire il manicomio, no? Insomma, c'era Pirella a quei tempi, no?
Io mi ricordo che Pirella diceva: ma la psicanalisi è una scienza borghese, perché è una scienza che individualizza, una scienza che isola l'individuo, e noi vogliamo invece l'individuo collettivizzato, l'individuo del gruppo, no? E quindi c'era l'idea che questo ridurre i temi della malattia mentale all'Edipo, al papà, alla mamma, all'infanzia, alla sessualità, fosse un modo di restringere la dimensione sociale, di limitarla troppo all'individualità e non invece di aprirla, come dire, ai grandi temi del sociale, la giustizia sociale, l'incontro con gli altri, l'uguaglianza, lo scambio fra le persone, tutte queste cose. E guardate che è stato un tema che ha fatto soffrire molto anche molti colleghi psicanalisti, perché hanno dovuto combattere con delle persone che ritenevano invece anche amici, no? Perché Basaglia ci ha affascinato a tutti in qualche modo. Allora vi proporrei che questa tematica del dialogo fra psicanalisi e psichiatria sociale sia stata anche, come dire, una grande dialettica fra la dimensione individuale, segreta, intima di un individuo e una dimensione invece sociale, aperta, relazionale. E non so, le due cose vanno naturalmente d'accordo, sono necessarie da conciliare, però non sono assolutamente, come dire, così semplice da conciliare come può sembrare a prima vista. Ecco, questo è un tema. Diciamo che poi allora io ho lavorato al centro di salute mentale e lì pure, io non lo so se il bilancio della mia attività istituzionale sia positivo o negativo. Diciamo che mi ha dato molte gioie e molti dispiaceri, sicuramente. Però è stata un'esperienza incredibile, molto, molto forte. Non so anche quanto mi sono inteso con i miei colleghi, perché forse questo mio sottolineare troppo la dimensione individuale e soggettiva mi ha messo in contrasto con altre posizioni più contestualizzanti, più socializzanti, ecco, che io non contrasto assolutamente, ma che considero una parte del discorso, non considero assolutamente negativa. Diciamo che poi la storia, ecco, tu Nicoletta mi sollecitavi sulla storia. Io non so se sono in grado di fare una storia, ma sicuramente è sotto gli occhi di tutti che i servizi sono andati incontro a un processo di profondo cambiamento rispetto ai tempi. Cioè la grande entusiastica esaltazione della rottura del manicomio, e adesso sembrano dell'apertura del manicomio, scusate, sì, della rottura dei muri, insomma, delle barriere, e in qualche modo sembra molto lontana adesso, molto molto lontana. Cioè non si può continuare a citare la nostra grande vittoria, che è stata una grande vittoria, però è stata, secondo me, permettetemi di dirlo, anche una grande depressione. Cioè scoprire che non bastava. Non bastava aprire i manicomi perché la malattia mentale si riuscisse a ricondurre a qualcosa di più controllabile, di più. Cioè la malattia mentale stava sempre là. La psicosi c'era ancora, diversa, sicuramente molto più umanizzata, molto più dialogabile, molto più controllabile, molto più avvicinabile al mondo sociale, ma non bastava, purtroppo. Questa è la mia opinione, poi ditemi voi cosa ne pensate. Insomma, non bastava. Ma io mi chiedo quanto c'è in questa degenerazione che c'è in alcuni servizi che voi molto coraggiosamente, opportunamente state cercando di controllare in un modo molto, a mio parere, molto proficuo e molto importante, e che tutti noi abbiamo cercato di combattere. Quanto non c'è in questa ricadere in un biologismo un po' di cattivo livello, in questa eccessiva importanza data all'aspetto farmacologico, certi aspetti anche puramente educativi, no? Della psichiatria. Quanto non c'è in tutto questo anche una depressione? Cioè, come dire, ma noi è troppo difficile sta psichiatria, è troppo difficile. È la psicosi, è la sensorialità, è il delirio, è la depersonalizzazione. Insomma, a un certo punto, mandiamo queste persone un pochino avanti, facciamogli fare delle cose, insomma, e non stiamo troppo a perderci nei meandri di tutto quello. Poi sono comparse anche le sostanze e indubbiamente la psichiatria ha cambiato faccia. Perché ai tempi miei, quando io ero negli anni 70, 80, quando io mi sono specializzato, non c'era questa diffusione spaventosa delle sostanze che c'è adesso. E queste hanno introdotto un cambiamento radicale nel funzionamento della psichiatria. Cioè si è spostato la lotta da perché uno prende le sostanze a facciamogli smettere di prenderle. No, come dire, la cosa importante è che smettano di prenderle. Perché le prendono diventa anche meno interessante, meno problematico, c'è cioè la pressione a farli smettere.
Tutto questo sicuramente ha creato un elemento molto, come dire, contraddittorio, no? In cui allora li mandiamo in comunità, allora li mandiamo di qua e di là, allora li facciamo questo, li facciamo questa. Ma qual è il disagio profondo per cui si prendono queste sostanze? Qual è il motivo? Ecco, ancora una volta si rientra nei meandri della mente umana, non so, diciamo, ecco, quanto la psicanalisi ci può aiutare a capire perché certe persone si vogliono disfare della loro soggettività anziché favorirla e accentuarla, no? E allora io vi proporrei questa idea che la degenerazione, che purtroppo prevale, ma non è assolutamente universale, ci sono molti servizi che funzionano benissimo, non è questo che dico, insomma, non voglio fare una visione apocalittica, no? Ma una visione sicuramente critica è sotto gli occhi di tutti. Che non ci sia in questa visione, in questa degenerazione critica, anche in questa critica, in questa crisi dei servizi, non ci sia anche, come dire, un certo senso di sgomento rispetto al fatto che la malattia mentale ha qualcosa di ancora di troppo sconosciuto, troppo da indagare, troppo da approfondire, e che di fronte a questo ci sia un senso come di eccessiva ampiezza del tema, ecco, non so, qualcosa del genere. Diciamo che io mi sono sempre sforzato attraverso i gruppi, attraverso le supervisioni che facevo anche nel mio servizio, di portare il più possibile a livello di tutti gli operatori una cultura diversa, una visione dell'uomo un po' diversa, molto anche attraverso una identificazione delle grandi patologie, l'ossessività, l'isteria, la psicosi, la depressione, le perversioni, i disturbi del comportamento alimentare, cioè di trasformare il discorso in grandi quadri psicopatologici che facessero vedere a tutti i colleghi, anche quelli non di formazione psicanalitica, un modo di considerare il funzionamento della mente umana alla luce di grandi matrici psicopatologiche, che sono quelle che la psicanalisi ci ha insegnato, appunto, no? In qualche modo. E questo non so se sia riuscito, in parte è riuscito, in parte no. Ecco, però io sono sicuro che c'è uno scoglio molto grosso in tutto questo, ecco, che io non sono del tutto riuscito a superare. E cioè lo scoglio è: ma veramente siamo sicuri che il discorso del transfert sia il discorso più importante? Veramente noi pensiamo che i nostri pazienti abbiamo bisogno di un rapporto personale, individualizzato, intimo e ravvicinato? Non è questa una cosa che chiede troppo al paziente, troppo all'operatore? Ecco, questo mi sembra un punto di grandissima rilevanza. Io ci credo fermamente al transfert. Credo fermamente al fatto che se non c'è un rapporto individualizzato potente o di gruppo o individuale, badate bene, non soltanto individuale, ma che comunque ci sia un forte rapporto con un operatore capace di usare la psicanalisi per valorizzare un investimento affettivo e fantasmatico potente. Però mi rendo anche conto che questo suscita delle resistenze, perché si ha la paura che il paziente si affezioni troppo, si attacchi troppo, diventi troppo dipendente, da un lato, e dall'altro che l'operatore non sia in grado di reggere rapporti così intensi. Questo credo che sia un tema su cui mi aspetto anche il vostro portale porti un contributo, perché mi sembra la questione cruciale della psicanalisi nelle istituzioni adesso. Cioè, in che modo conciliare la necessità di una dimensione trasferale che ritengo importante, con la necessità però di non perdersi in una miriade di rapporti individuali, ma di moltiplicare anche le situazioni contestuali, per esempio la psicanalisi multifamiliare, per esempio la psicoterapia di famiglia, cioè tutte cose molto importanti. Le famiglie non sono soltanto coterapeuti, sono spesso persone sofferenti come i pazienti. E bisogna avere il coraggio e la delicatezza e la capacità di gestire anche la sofferenza di queste persone, le loro contraddizioni, le loro contraddittorietà, le loro difficoltà. Quindi non è soltanto di dire aiutatemi a curare il vostro paziente, ma curiamoci tutti, insomma, in qualche modo, no? Detto male, insomma, per capirci. Ecco, quindi questo è un punto. Io credo che sia successo questo, in qualche modo. Io infatti feci una letterina che scrisse Polita sulla la valle dei transfert di spezie, che è un modo un pochino buffo di chiamare la valle, ma comunque per capirci, a me mi piace fare un pochino anche ogni tanto delle escursioni in un linguaggio un po' poetico. E comunque, e dicevo appunto che in qualche modo
l'attesa con cui i pazienti si rivolgono al servizio e che è un'attesa anche finalmente di avere qualcuno con cui avere uno scambio individuale importante, o di gruppo o individuale, ma comunque più approfondito, molto spesso invece va perduta nell'esigenza di rispondere comunque a qualche cosa e di dare comunque immediatamente dove lo mettiamo, no? Anziché dire che cosa ci facciamo, dove lo mettiamo, no? Questa persona, anche perché poi c'è stato molto fortemente negli ultimi tempi, voi lo sapete meglio di me, una pressione spaventosa della dimensione legale, che a tempi miei non c'era ancora. Adesso i psichiatri vivono col terrore dei giudici. E questa è una cosa che va detta assolutamente. Io non so quale sia la via d'uscita, ma sicuramente il fatto che c'è una forte pressione perché in qualche modo la psichiatria riacquisti anche una forte dimensione di controllo sociale, il che è anche giusto in una certa misura. Se un paziente è pericoloso sarebbe folle lasciarlo andare in giro con un coltello a minacciare le persone. Però è anche vero che in qualche modo questa dimensione certe volte assume un carattere eccessivo, ecco, un carattere che impedisce la dimensione dell'incontro. Per proteggersi comunque dal rischio che succedano delle cose. Quindi io direi, l'evoluzione storica è stata, primo, il tentativo di mettere insieme la psicanalisi e il basaglismo non è scontato, perché la psicanalisi valorizza la dimensione verticale, infantile, memoriale, inconscia, segreta, e relativa anche alla sessualità. La dimensione di Basaglia invece favorisce la dimensione orizzontale, l'apertura, il coinvolgimento con altre persone, lo scambio allargato, la rottura dei muri e delle barriere. No, sono due istanze fondamentali, tutte e due, fondamentali. Il problema è come articolarle, il problema è come, diciamo, non ammazzare l'una per l'altra. Ecco, e questo. Ripeto, secondo me i gruppi possono essere una strada possibile, importante. L'altra strada, mi azzardo subito a dirla e poi eventualmente, è che queste psicoterapie individuali o di gruppo si potrebbe forse immaginare che possano essere fatte nei servizi ai pazienti gravi, non soltanto agli psicotici, ma anche ai disturbi di personalità importanti, anche ad alcuni tossicodipendenti disponibili, a questo, anche ad alcune persone che soffrono di alcune modalità perverse senza essere completamente identificate con quelle modalità perverse. Ecco, che queste psicoterapie non siano in alternativa ai lavori dell'allargamento del contesto istituzionale, ma siano in aggiunta. Cioè, come dire, è possibile conciliare l'incontro con le famiglie, l'incontro con i gruppi, l'incontro con le comunità e anche offrire però una dimensione individuale e privata. È chiaro che questo presuppone degli accordi, delle convenzioni, degli incontri fra struttura pubblica e scuole private, per esempio la sociale psicanalisi, ma presuppone anche che lo psicanalista che si prende in cura un paziente in psicoterapia, seguito da un servizio, sia in grado di conoscere molto bene le dinamiche dei servizi, sia in grado di dialogare con queste persone, sia in grado di non sequestrare il paziente nella psicoterapia individuale, ma di mantenere come dell'apertura. Però penso che questo sia una strada interessante, ecco, che reintrodurrebbe anche una cultura psicanalitica nei servizi. Sapere che la psicoterapia non è un lusso. Quante volte ho sentito dire con tristezza da dei colleghi, e sì, poi ho fatto anche una psicoterapia individuale, come dire, sì, vabbè, una persona a cui fa delle chiacchierate. Ma come? La psicoterapia è diventata questo? Una chiacchierata? Un ascolto tranquillo, un appuntamento a prendersi un caffè una volta a settimana, è diventata questa la psicoterapia. Perché se è questo, allora è chiaro che ci si fa ben poco, no? Quindi la mia cosa, mi accennavo anche a Luca quando ci siamo visti l'altra volta, io penso che proporre in qualche modo accanto, come in condizione di dialogo con le attività contestualizzanti e allarganti, anche una dimensione psicoterapica che non può essere svolta dal servizio pubblico, ma che deve essere necessariamente svolta attraverso accordi con strutture private, ma secondo modalità da studiare, ma significative, potrebbe essere un modo di reintrodurre
questa conciliazione fra individuale e collettivo che, ripeto, secondo la mia opinione, è il grande tema della psichiatria di domani. Altra cosa, poi vi chiedo di farmi qualche domanda perché scusate se parlo tanto, ma mi sollecitate su un punto che, ripeto, è stato per me una grande passione e fatemelo anche dire, un grande, tutto sommato anche una sofferenza, perché molto spesso con molti colleghi anche di valore. Io non mi sono trovato d'accordo e questo mi ha fatto dispiacere. E questo non c'è dubbio. Può darsi che sia stato un problema loro, può darsi che sia stato un problema mio, io non lo so. Forse sono argomenti talmente difficili che non sempre è possibile, come dire, conciliare le diverse istanze, no? Però mi auguro che adesso con queste nuove possibilità di dialogo che si instaurino, forse anche certe incomprensioni si possono superare. Volevo aggiungere questa cosa. Come si fa a far circolare una cultura, diciamo, psicoterapica nei servizi. Sicuramente voi, ho visto che anche nei seminari multipli, no, di Bologna dell'ultimo incontro avete proposto appunto quest'idea che il paziente vada seguito in un contesto allargato. Ecco, che la psicosi, fatemi aggiungere anche disturbi border, disturbi, certi tratti antisociali, certi tratti di dipendenza e certe tossicodipendenze vadano viste anche come malattie delle relazioni, non soltanto come malattie del soggetto. Assolutamente vero, stravero, stravero. Ma poi c'è anche una dimensione del soggetto. Cioè, io ho tre psico. Quattro psicotici in analisi individuale adesso, di cui tre sono seguiti dai servizi, e devo dire è un'esperienza molto. Uno sta in comunità, gli altri sono seguiti dai servizi. Devo dire che ho trovato, per fortuna mia, colleghi dei servizi molto interessati al dialogo con me e io al dialogo con loro, ed è stato molto bello tutto questo. Però vi posso dire in coscienza che queste persone hanno una dimensione soggettiva. Come dire, dottore, il mio pensiero va per strade strane. Io non ho pensieri, ho visioni, ho immagini, e quando mi prendono queste immagini mi occupano completamente. Non è soltanto una questione di, come dire, modificare la relazione con mio padre, ma certe volte io, per fortuna qualcuno mi aiuta a modificare la relazione con mio padre, però certe volte anche mi sento, come dire, che dentro di me il mio pensiero segue delle strade che io non riesco a controllare. Ecco, allora indagare con più profondità queste strade è necessario forse un'attenzione molto circoscritta, molto microscopica sul funzionamento del pensiero. Ecco, e mi sembra che questo la psicoterapia possa dare una risposta in aggiunta, ripeto, in un'alternativa. Ma per tornare alla cultura, io ho trovato molto utile proporre ai servizi a cui sono andato, insomma, ormai un certo numero, come dire, nella discussione di un caso, proporlo a tutti gli operatori del servizio, non soltanto a quelli che sono in qualche modo desiderosi di sapere di più di psicanalisi, ma trovare il modo di parlarne a tutti. Cioè, nelle supervisioni, io colgo l'occasione. Se c'è un paziente psicotico, un paziente ossessivo, un paziente alcolista, di dire qualcosa anche sull'alcolismo, sulla psicosi, sull'ossessività, in modo da far vedere a tutti, infermieri, assistenti sociali, psicologi di altre formazioni, psichiatri di altre formazioni, che la psicanalisi è qualcosa di importante perché è una visione dell'uomo, oltre che una tecnica di intervento. Non è soltanto una tecnica di intervento. Questo mi sembra molto, molto, è una visione della persona. Questo è un punto fondamentale. No, se noi pensiamo che le persone siano soltanto il loro comportamento, ci comportiamo in un certo modo. Se noi pensiamo che le persone siano delle soggettività molto articolate, molto complesse, molto contraddittorie, ci comportiamo in un altro modo. E allora io so che, per esempio, adesso ci sono i seminari analitici di gruppo che svolgono una funzione immensa in questo senso, molto importante. Mi chiedo quanto sarebbe utile affiancare anche ai seminari analitici di gruppo degli interventi nei servizi, non soltanto fuori dai servizi, ma nei servizi, in modo da coinvolgere in questa cultura psicodinamica più persone possibile che rimangano, che poi sapete, parlare di, come dire, di un paziente psicotico non vuol dire parlare soltanto della psicosi, vuol dire parlare dell'amore. Parlare dell'odio, parlare della gelosia, parlare della tirannia,
parlare della possessività, parlare della paura della morte. E quando si parla di queste cose la gente drizza con le orecchie. Subito, tutti si appassionano immediatamente, no? Ma siamo in grado di collegare la malattia mentale con i grandi temi anche della personalità umana. Ecco, questo mi sembra importante e che secondo me, quindi riassumendo, permetto, prometto, riassumendo, io direi, uno, affiancare il grande tema che mi ha sempre molto, come dire, colpito per la mia vita è l'articolazione difficile fra socialità e individualità. Ecco, o se volete dirlo, tra basaglismo e psicanalisi, che non è un problema risolto, secondo me, non è un problema risolto, è un problema ricchissimo, ma non è un problema risolto. Secondo, affiancare alle tecniche di allargamento del contesto terapeutico che sono state molto valorizzate, mi pare anche nel vostro portale, giustamente, che io ritengo, ripeto, a parte queste mie prime diffidenze originarie, adesso sono superate, però penso che sarebbe importante forse anche il problema di come aderire e avvicinarsi a una dimensione soggettiva individuale che secondo me non sempre nella dimensione relazionale può essere colta. Terzo, come si può cercare di allargare il discorso con interventi nelle strutture psichiatriche, non soltanto invitando persone a partecipare ai seminari, perché in qualche modo possano accedere a questa visione anche figure che non avrebbero questa possibilità. Non so, insomma, ho detto tante cose, scusate anche il Beh, fervore con cui l'ho detto, ma insomma, capirete che sono argomenti a cui ho dedicato tutta la vita e quindi per me sono molto appassionato. In questo momento io sono in pensione, ecco, con cui lei e faccio soltanto lavoro privato dal punto di vista clinico, però ho mantenuto questo mio desiderio di prendere in terapia. Non tanti pazienti border, anche vi confesso, mi hanno molto stancato, sono molto faticosi, ma i pazienti psicotici sì, e pazienti contratti borderline, ecco, questo sì, e anche contratti di tossicodipendenza è importante, ecco. Quindi, e poi il lavoro che faccio è un lavoro molto di supervisione, di formazione nelle scuole di psicoterapia a vari livelli, e devo dire che questo continuo lavoro di formazione mi costringe, per fortuna, ad affinare continuamente i miei strumenti conoscitivi e a non dare per scontate certe conoscenze, ma ad allargarle continuamente per portarle. È molto importante come si parla di psicanalisi. Ecco. È molto importante come si parla di psicanalisi. Non si tratta di portare un verbo a qualcuno, si tratta di dire che la psicanalisi parla di noi, parla di noi, parla degli esseri umani, parla della gelosia, della rabbia, dell'odio, della tristezza, della paura, della morte, della vita, dell'amore, del sesso, parla di queste cose. No? Invece certe volte si sembra avvolta la psicanalisi in questa specie di idealizzazione, no? Misteriosa, questo setting in cui avverrebbero delle cose quasi religiose. Questo credo che sia un tema che va affrontato, insomma, il setting è fondamentale, nessuno lo mette in discussione, ci mancherebbe altro, però è molto importante che il linguaggio si usa anche quando si parla di psicanalisi. Tu hai detto una cosa che a me ha colpito molto, questo di svelare un po' il segreto, cioè la paura, no? Cioè la paura di dire che ci facciamo col malato mentale, dopo averlo liberato, diciamo, dal manicomio e dopo essere appassionati e trovare un senso, ora però non sappiamo più che farci perché è più complicato, no? Seguire poi, Esatto. molto faticoso e sembra quasi impossibile perché poi il senso non lo troviamo mai, no? Cioè, o almeno non si può mai fare una classificazione che sia rassicurante, che uno prende quella tecnica e la applica, no? E quindi però sapere che è da lì che uno parte, cioè che siamo tutti lì, no? Che possiamo dircelo questo, quanto è difficile, no? Ma allora questo secondo me è la cosa che può farci, diciamo, continuare a non rinunciare e quindi ad applicare solo il farmaco, applicare solo, diciamo, un aspetto contenitivo oppure insomma un aspetto che va sul aggiustare il comportamento, no? Certo. Mettere in comune questa timore di non capirci, ecco, cioè di non capire, no? Che però forse fa parte del gioco, no? Nella relazione con la malattia mentale, cioè con la sofferenza mentale.
fatto della commissione è appena nata, quindi non sono in grado di darti delle, cioè dobbiamo, infatti non sono solo io, sono una quindicina di persone, ma comunque dobbiamo, come dire, individuare una sorta di percorso, insomma, che l'idea che fino adesso si è fatta è quella che è la stessa del vostro portale, in sostanza, no? Cioè di come combattere una certa tendenza a una cristallizzazione, a un irrigidimento, a un restringimento della funzione terapeutica e ricondurla invece alla dimensione più personale, più allargata. Quindi si stanno studiando le forme per poter, diciamo, far sentire la voce della società di psicanalisi e degli psicanalisti, in modo che sia, come dire, un richiamo forte a una dimensione, se mi permetti di dire, più nobile della terapia, insomma, più ampia, più allargata. Manifesti, lettere, convegni, insomma, comunque tutto quello che può favorire una cultura, una diffusione della cultura in questo senso. Ecco. Io trovo che sia molto importante che noi ci facciamo sentire a tutti i livelli delle istituzioni, non soltanto a livello di alcune persone che ci seguono. Perché la cosa arrivi anche a chi non è psicanalista, ecco, che si faccia, perché, ripeto, c'è purtroppo un pregiudizio sulla psicanalisi che sia una cosa privata, segregata, no, isolata, no, nella stanzetta, 50 minuti, con questo setting rigidissimo. Ma invece nelle istituzioni la psicanalisi può aiutarci a scegliere delle cose che non sono soltanto la psicoterapia. Per esempio, decidere se un paziente va mandato in una comunità oppure no. È una scelta grossa, è una scelta che può condizionare tutta la vita di un paziente. In questo, un approccio psicanalitico ci può aiutare a capire se è più utile la comunità o più utile che rimanga a casa. Oppure se chiamare la madre a un coinvolgimento terapeutico oppure no, o il padre, no? Sono scelte molto grosse, no? Molto importanti. O se ricoverarlo oppure no. Oppure se combatte una strenua battaglia perché smette di fumare marijuana, se va bene che la continua a fumare per un po' in vista di altri obiettivi e così via. Cioè, vorrei dire, ci sono tante decisioni che si possono prendere sulla base della psicanalisi, di un approccio psicanalitico, che non sono soltanto il setting psicanalitico, ma proprio un modo di pensare al paziente in un modo più ampio. Poi tu parlavi delle istituzioni, sai, io penso che tutte le istituzioni soffrano di un rischio di malattia. Questo c'è nell'istituzione stessa, insomma, e questo Bion ce l'ha insegnato molto bene, ma direi che prima di Bion anche Freud, no? Psicologia delle masse, analisi dell'io, ci ha detto abbastanza bene qual è il rischio che corrono le istituzioni, no? Cioè la degenerazione verso una dimensione in qualche modo autoritaristica, conformistica, un po' massificata, che annulli le differenze, le separazioni, le distinzioni in vista di questa fantasia di un'istituzione monolitica che va avanti, come dire, come un carro armato, no? Questa idea è l'idea poi di Freud, in psicologia delle masse, analisi dell'io. Bion l'ha ripresa ampiamente. Ti ricordi che Bion dice che il rischio delle istituzioni è che purtroppo chi lavora nelle istituzioni va incontro a un processo come l'articolazione va incontro a un processo di artrosi, no? Di calcificazione. E così anche la mente degli operatori può, se l'istituzione non è sufficientemente avvertita e attenta, andare incontro a un processo di calcificazione. No? Ti ricordi? Mi pare che è una battuta che fa Bion. Vabbè, lui litigava molto con le istituzioni, litigava anche con la società britannica, andava in California, no? Sbattendo la porta, insomma, era. Però al di là, insomma, di queste vicende personali, che pure sono interessanti, però io penso che tutte le istituzioni corrano un rischio, ecco, che è il rischio di trasformare l'idea originaria dell'istituzione in una vulgata sempre uguale. Ecco, il rischio c'è. Vedete anche cosa è successo a Basaglia. Basaglia era una persona geniale, no? Era una persona animata da un entusiasmo, da una carica. Molto spesso i basagliani sono diventati, non tutti, che ci mancherebbe altro, ma è diventato un pochino, come dire, lo stigma, lo stigma, lo stigma, lo stigma, no? Come se non ci fosse più l'interesse alla malattia mentale, ma soltanto togliere questo benedetto stigma. Che vabbè, ci mancherebbe altro, togliamo, però non è questo che esaurisce il discorso. Quindi, come si fa a combattere questo rischio di, come dire, di cristallizzazione che c'è in tutte le istituzioni in qualche modo, no? Che fa parte del grande bisogno di tutti gli esseri umani di essere guidati, poi, di stare dentro una struttura
che li guidi, che li organizzi, che li indirizzi, insomma, no? E di cui abbiamo bisogno. Io penso che noi abbiamo tutti bisogno delle istituzioni, non si può stare senza istituzioni. Ma abbiamo bisogno di istituzioni vive, non di istituzioni spente, non di istituzioni irrigidite. Ecco, allora forse questo discorso appunto di portare con forza una cultura psicodinamica, psicanalitica nelle istituzioni ci può aiutare anche a combattere questa degenerazione. No. Noi nella Commissione ci stiamo ponendo questo problema, ma mi pare però siamo appena all'inizio. Voi siete già un pochino più avanti perché avete messo addirittura un portale, quindi in qualche modo avete già trovato un mezzo di comunicazione, Sì, anche di organizzare un po' le idee sull'argomento, perché ti ripeto, per me sono molto importante questo incontro nel momento in cui andavo in pensione e nel gruppo così della ex Roma, andato in pensione Andrea Narracci, no? e si affacciavano giovani psicanalisti che avvertivano da una parte il venir meno del compagno di viaggio presente, ma contemporaneamente di qualcuno che sapesse mediare rispetto a servizi che andavano organizzandosi in termini diversi, insomma, Certo. termini, il PDTA, ad esempio. Ecco, come rianimare un PDTA diventa un compito per l'analista oggi. Sì, è chiaro che il problema poi riguarda anche l'università, no? Cioè come far sentire la nostra voce a livello della formazione. Nel campo della psicologia è già più facile, no? Perché nella psicologia, nella facoltà di psicologia c'è un certo spazio per la psicanalisi. Nelle facoltà di psichiatria, nella specie, molto spesso meno. E quindi anche lì bisognerebbe cogliere tutte le occasioni possibili per proporre a professori di psichiatria un minimo aperti verso di noi, a corsi integrativi, corsi speciali, interventi specifici su temi particolari, la psicosi, le tossicodipendenze, no? Ma anche perché no, le neurosi, l'ossessività, l'isteria, insomma, cioè è molto importante lavorare su più piani, mi pare, no? Perché... Grazie.